Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei raccontarvi una delle mie classiche storie misteriose, quindi oggetti posseduti, storie strane, particolari. Però questa in realtà è una storia molto triste, secondo me. A me ha messo veramente molta tristezza. Si tratta dell'abito nuziale di Anna Baker. Anna Baker è vissuta nella seconda metà del 1800, è nata nel 1849. Ed è nata in una famiglia molto ricca, quindi viveva nel lusso, aveva tutti i beni materiali che lei desiderava, però in realtà non era felice, sentiva un vuoto dentro di sé, perché quello che lei voleva davvero non erano i beni materiali, ma era l'amore di una persona, qualcuno che la ricambiasse, qualcuno con cui potersi sposare per vivere una storia d'amore e una vita semplice, quindi non legata comunque a lusso, oggetti particolarmente lussuosi, eccetera. Voleva qualcosa di molto semplice. Poi un giorno finalmente il suo sogno si è avverato perché ha incontrato un uomo del quale si è innamorata, è stata ricambiata, le ha chiesto di sposarlo, lei ha accettato, era felicissima, ha preso un abito nuziale, lo ha ricamato, lo ha preparato per il giorno delle nozze. Ma poco prima il padre glielo ha impedito perché questo ragazzo era un semplice operaio di un ceto sociale decisamente inferiore a quello di lei. Quindi il padre lo ha considerato inadatto per il suo rango e le ha proibito di sposarlo. Quindi lei, molto triste, molto affranta, ha passato la sua vita nella solitudine a struggersi dal dolore per questo matrimonio che non ha potuto celebrare, quest'uomo che non ha potuto sposare, quindi il fatto di non aver potuto vivere la sua vita e la sua storia d'amore l'ha veramente gettata in una profonda depressione al punto da scegliere di trascorrere il resto della sua vita in solitudine. Poi, dopo la morte dei membri di questa famiglia, il palazzo nel quale vivevano è stato adibito a museo. E i proprietari hanno deciso di conservare molti oggetti che appartenevano alla famiglia, tra cui l'abito nuziale di Anna. È stato messo in una teca ed esposto al pubblico. La particolarità è che tantissimi visitatori hanno affermato di vedere l'abito muoversi da solo, di vederlo ondeggiare prima a destra, poi a sinistra, come se qualcuno lo stesse indossando. E molti pensano che sia lo spirito di Anna che indossa ogni tanto il suo abito da sposa e si ammira davanti allo specchio. Io non so se questa storia sia vera o no. Quello che so è che però si tratta di una vicenda che è realmente accaduta, perché la storia di Anna Baker è davvero andata così, si è svolta veramente così, lei ha davvero avuto un amore che non ha potuto vivere, quindi secondo me, al di là del fatto che possa essere vera la storia dell'abito che si muove da solo, è sicuramente vero il dolore che lei ha provato e la tristezza che lei ha provato nella sua vita per non aver potuto sposare l'uomo che amava. Quindi io la trovo una storia molto malinconica, molto triste, però ho voluto comunque raccontarvela perché c'è legata a questa storia comunque una vicenda, diciamo, paranormale e la trovavo comunque una storia particolare, quindi la volevo inserire nel mio canale. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, io vi mando un bacio, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi aspetto alla prossima.